Impennata di contagi anche in Friuli Venezia Giulia, 110 nuovi casi, 39 a Trieste, tra i contagiati un infermiere di distretto e un operatore del CUP di Asugi. Niente più tamponi per chi arriva dalla Croazia, festeggia l'Istria, ma nel resto del paese ieri si è registrato il record di contagi a quota 542. Tamponi rapidi nelle scuole, primo test al liceo Dante per un alunno e una professoressa, decine di migliaia di test in arrivo, promette l'assessore Riccardi. Il governatore Fedriga attacca il governo sul nuovo DPCM, inaccettabile la sottrazione di competenze alle regioni, specie quelle come la nostra. Aveva anche una piantagione di marijuana in casa, il pusher 49enne di Bisogliano arrestato nell'ambito della maxi operazione del clan di Brescia. Il sindaco di Piazza lancia un appello ai giovani, ma non solo, in occasione dell'apertura del villaggio Barcolana, rispettiamo le regole durante la kermesse. I triestini di Arca, capitanati da Furio Benussi, pronti alla sfida con Way of Life in Barcolana, sarà sfida però anche con Bora, pioggia e freddo. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Dunque, impennata di contagi in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il Covid-19, 110 nuovi casi giornalieri, 39 dei quali a Trieste. Andiamo a leggere quello che è il bollettino della regione con le notizie del giorno. Le persone attualmente positive al Covid in regione sono 1.041, rimangono 6 i pazienti in cura in terapia intensiva, scendono a 23 i ricoverati in altri reparti, nessun nuovo decesso. Oggi sono stati rilevati 110 nuovi contagi, tra cui un operatore di una struttura per anziani veneta residenti in regione, un infermiere di distretto e un operatore del CUP della Giugi e due persone rientrate dalla Romania. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.144, di queste 1.719 a Trieste, 1.734 a Udine, 1.444 a Pordenone, 524 a Gorizia, più 23 persone da fuori regione. I totalmente guariti sono 3.748, i clinicamente guariti 21, le persone in isolamento 991. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 8 a Gorizia, nessuno dei quali in data odierna. Per quanto riguarda le scuole, questa è la situazione. All'Istituto Nautico di Trieste risultano 23 alunni e 8 insegnanti in quarantena. Al liceo Buonarroti di Monfalcone è stato rilevato un insegnante positivo. Alla scuola primaria di Roveredi in Piano sono stati individuati due casi collegati a uno studente dell'ITIS di Pordenone positivo e sono stati messi in quarantena 20 alunni. Alla scuola secondaria di Roveredi in Piano è stato identificato un caso e pianificato un sopralluogo. Istituto De Ganutti di Udine 3 casi. Scuola elementare di Moruzzo, una classe è stata posta in quarantena con 8 alunni e 2 insegnanti positivi. Sono in corso accertamenti anche all'Istituto Matiussi di Pordenone e alla scuola primaria Marconi di Sacile. Sono infine in esecuzione accertamenti all'interno di 3 realtà produttive con sede nei territori delle ex province di Trieste, Udine e Gorizia, vale a dire aziende. Ripetiamo, 110 nuovi casi giornalieri in Friuli Venezia Giulia, 39 dei quali a Trieste, per fortuna nessun decesso. C'è però una novità in controtendenza a seguito della nuova ordinanza del Ministero della Salute, ovvero niente più tampone per chi rientra, per chi arriva dalla Croazia. In Croazia però, Istria a parte, i casi continuano a salire. Niente più tamponi per chi arriva dalla Croazia, oltre che da Grecia e Malta. La notizia emerge dalla nuova ordinanza sui paesi a rischio emanata dal Ministero della Salute, che ha invece fatto rientrare nella lista rossa dei paesi a rischio Belgio, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna. L'ordinanza è stata firmata dal Ministro Speranza e rimarrà in vigore non oltre il 15 ottobre 2020. Dunque, niente più problemi, almeno per il momento, agli imbarchi aeroportuali, ma soprattutto, considerando l'area confinaria regionale,
regionale per le incursioni autunnali in Istria, terra di gite ma anche di visita parenti per molti residenti della Venezia Giulia, oltre che di spostamenti per questioni lavorative e sanitarie. Regione istriana che peraltro aveva fatto appello al governo Conte, oltre che ai governatori Zaia e Fedriga, per far cadere l'obbligo visto il bassissimo tasso di contagi nell'area. Purtroppo però altrettanto non si può dire per quanto riguarda la Croazia interna. Nella giornata di ieri infatti si è registrato il record di casi assoluto nel paese dall'inizio della pandemia, con 542 contagi, statistica che ha fatto salire a 2206 il numero di casi attivi nel paese su 5939 tamponi effettuati nell'ultima giornata in esame, 361 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 27 in terapia intensiva, un decesso a Karlovac e 10908 persone in autoisolamento. Inutile dire dunque che se una puntata in Istria non sembra al momento rappresentare un pericolo, non si può dire altrettanto per le aree interne della Croazia. Va detto peraltro, tornando in Friuli Venezia Giulia, che il dato odierno di 110 casi in più, tra cui evidentemente molti se non la gran parte sono asintomatici, è comunque il dato più alto a livello di contagi giornalieri dai tempi del lockdown. E va detto che durante il lockdown stesso in Friuli Venezia Giulia siamo andati oltre i 100 casi in più al giorno in sole 6 occasioni. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Primi test rapidi nelle scuole volti ad alleggerire il peso dei laboratori e prossimi a fornire risposte rapide nel giro di 20 minuti riguardo i casi sospetti. Oggi al liceo Dante un test, una prova, la presenza anche del presidente della regione, Bernardo Gulotta. La procedura è come quella dei normali tamponi, con la differenza che il risultato è di gran lunga più rapido. Nel giro di 20 minuti chi si sottopone a questo test conoscerà il risultato. I primi 5.000 kit dei test rapidi arrivati in Friuli Venezia Giulia sono stati distribuiti alle scuole. Oggi al liceo Dante una prova tangibile del loro funzionamento con due volontarie, entrambe risultate poi negative, che si sono sottoposte al controllo. Abbiamo deciso di dedicare questa prima fornitura che ci è giunta di 5.000 test proprio per il sistema scolastico, questo per cercare di rendere meno problematico possibile per le famiglie, per i ragazzi, per tutto il personale della scuola l'epoca Covid, e quindi cercare di velocizzare il più possibile le risposte. Dall'altro lato anche per non sovraccaricare un sistema nel quale un test che si può fare in loco e che dà risultato in 20 minuti è ben diverso rispetto a un'analisi di laboratorio, che ovviamente comporta maggiori criticità. È ovvio che nel caso venisse arrivato un positivo, quel positivo dovrà fare anche il test tradizionale, cioè il tampone tradizionale. I primi 5.000 strumenti sono stati ottenuti attraverso un bando partecipato assieme al Veneto. I test veloci, come dichiarato dai vertici regionali, rappresentano uno snellimento notevole per l'opera di tracciabilità di eventuali casi sospetti, alleggerendo il lavoro dei laboratori, così come quello dei centri dove si svolge il tampone classico. Noi abbiamo partecipato insieme con la Regione Veneto a una gara per l'approvvigionamento, che una volta ottenuto il parere e la validazione del governo qualche giorno fa si sta completando, e quindi noi contiamo di avere diverse decine di migliaia di test a disposizione. Poi naturalmente, essendo validata, secondo la procedura che c'è stata, ci aspettiamo di avere il flusso da parte della gestione commissariale, perché è evidente che nel momento in cui la gestione commissariale, come ci è stato anticipato, acquisirà alcuni milioni di test nella quota a parte, noi ci aspettiamo di averlo al pari di tutte le altre regioni, e questo ci consentirebbe sicuramente di affrontare la dinamica della sorveglianza in maniera molto diversa, perché questo è un filtro estremamente importante. E a margine di questo primo test abbiamo sentito il dottor Alessandro Bavkar del Dipartimento di Prevenzione, che ci ha spiegato la differenza tra questi tamponi rapidi e quelli classici. Come mai i test rapidi presentati oggi al liceo Dante permettono di arrivare a un risultato nel giro di 20 minuti? La spiegazione scientifica la fornisce il dottor Bavkar del Dipartimento di Prevenzione della SUGI, e risiede tutta nel cosa si va ad analizzare con il campione prelevato. Nel test rapido infatti si punta alla ricerca delle proteine virali o il virus stesso, con la possibilità di rendere evidenza della reazione in tempi molto ristretti. Quelli tradizionali sono dei test in cui bisogna amplificare l'RNA del virus. Quindi la lunghezza di quei test è dovuta al fatto che ci sono dei cicli di amplificazione dell'RNA.
Questi cicli prendono parecchio tempo e sono necessari un laboratorio, dei laboratoristi esperti, dei macchinari anche, ed è molto tempo anche, almeno diciamo 5 ore soltanto di processamento del campione. In questi casi invece nel test rapido non si va a cercare l'RNA, si va a cercare diciamo le proteine virali o il virus stesso, e la reazione avviene direttamente tra degli anticorpi marcati e il virus o le proteine virali, e quindi tale reazione avviene immediatamente e poi diciamo il test permette di evidenziare tale reazione in brevissimo tempo. Stasera torna Ring in studio con Ferdinando Avarino per parlare delle nuove mascherine, tra l'altro utilizzabili, anzi che vanno utilizzate anche all'aperto, il prefetto di Trieste Valerio Valenti, poi in studio Cristian Sergo, Danilo Slocar, Alberto Polacco e Marcello Guaiana, alle 22.30 l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro, dunque ore 21 in diretta Ring con Ferdinando Avarino. Proseguiamo con un nuovo attacco del governatore Fedriga al governo per le nuove misure sul Covid e in particolare sulla sottrazione di competenze alle regioni. Al presidente della regione Massimiliano Fedriga non piace il neocentralismo che il governo ha assunto con l'ultimo decreto. Se sulle mascherine si è tutti d'accordo, le limitazioni imposte alle regioni sulla propria capacità di intervento vengono tradotte come una sottrazione di competenze, aspetto che se prima poteva essere tollerato ora non lo è più, almeno per il Friuli Venezia Giulia. Noi non chiediamo più autonomia, chiediamo che non ci vengano sottratte competenze. Nel prima parte pandemica l'abbiamo accettato. E seppur penso non sia stata la scelta migliore, perché abbiamo visto che quando le regioni sono intervenute hanno migliorato la situazione, sia quando c'era da chiudere che quando c'era da riaprire. Oggi vogliono tornare in una situazione del governo nella quale si sottrae il potere decisionale alle regioni, che hanno sono riuscite a dare delle risposte molto più concrete, probabilmente perché sono più vicine al territorio e alla comunità e ne capiscono le esigenze. Questo neocentralismo con il nuovo decreto non mi piace, perché ho paura che in realtà le risposte ai cittadini saranno peggiori, non migliori. Non solo, perché l'argomento si sposta poi sulle attività economiche, che vedono lo spettro di nuove chiusure. Fedriga non ha dubbi, così si mettono in ginocchio famiglie intere. È necessario viceversa far combaciare le esigenze sanitarie con quelle delle tasche dei commercianti o ristoratori. Io penso che ad oggi dobbiamo cercare di avere dei comportamenti responsabili, ma sia sbagliato fare pesare alle realtà economiche la situazione pandemica. Lo dico perché dopo il primo lockdown abbiamo delle situazioni estremamente difficili che con ulteriori chiusure rischierebbero di far chiudere per sempre determinate realtà, e queste determinate realtà, rispetto a qualcuno che magari pensa di viverla o di gestirla tranquillamente, chiudiamo i ristoranti, chiudiamo i bar, chiudiamo gli stadi, dietro ci sono famiglie che guadagnano per dar da mangiare ai propri figli, ci sono famiglie che mantengono se stesse e che cercano di andare avanti. Trattare in modo così superficiale una chiusura penso sia profondamente sbagliato, e penso che la capacità della politica deve essere quella di fare sintesi tra le esigenze di sicurezza sanitaria, che sono indispensabili, ma le esigenze anche di sicurezza lavorativa ed economica. Se così non fosse, diamo il governo direttamente al CTS, non ha senso ci sia un Presidente del Consiglio o un Consiglio dei Ministri. La politica deve prendersi questa responsabilità. E proseguiamo ancora il nostro telegiornale con la pagina della cronaca, perché lo spacciatore triestino arrestato perché coinvolto in quel traffico di droga che si originava nel Bresciano, ricorderete la notizia su Tele4, è stato arrestato, ed è stato arrestato anche il figlio, perché è stata scoperta nella sua abitazione in quel di Visogliano anche una piantagione di marijuana. Aveva anche una piantagione di marijuana in casa lo spacciatore 49enne di Visogliano, arrestato dalla squadra mobile di Trieste perché implicato nell'organizzazione dedita allo spaccio di hashish e cocaina con base sul lago di Garda. L'uomo faceva parte del giro del boss cantante marocchino che gestiva imponenti partite di droga dal Bresciano, parte delle quali acquistate proprio dal pusher residente nel comune di Duina Orisina. 12 le misure cautelari in carcere di altrettanti soggetti nell'ambito dell'operazione
coordinata dalla squadra mobile lombarda. Nel corso della perquisizione dell'appartamento dell'uomo a Visogliano, che condivide con il figlio 21enne finito anch'esso nei guai, i poliziotti hanno rinvenuto la piantagione di marijuana in vaso, una vera e propria serra da professionisti del settore, con un sistema di illuminazione a luci violette, a LED e ventilazione forzata, costituita da 35 piante di varie altezze. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e vari prodotti fertilizzanti utilizzati per velocizzare il processo di crescita dello stupefacente. La coltivazione di marijuana ha dunque fatto scattare l'arresto non solo del padre ma anche del figlio, il primo trasferito al carcere del Coroneo, il secondo posto agli arresti domiciliari. Allora, noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, subito dopo sport, cultura e tanta tanta barcolana. Bentrovati con il telegiornale di Tele 4, seconda parte che si apre con le immagini dell'inaugurazione del villaggio della Barcolana 52 in piazza dell'Unità d'Italia. Si apre proprio con l'immagine di queste, di questa lunga scritta, diciamo, a settori, a singole lettere in piazza dell'Unità d'Italia, che appunto fa da cornice al villaggio davanti al municipio di Trieste. Aperto da oggi dunque il villaggio, ovviamente anche qui obbligo di mascherine, così come dappertutto all'aperto da questa giornata. Prime imbarcazioni sulle rive di Trieste a fare capolino in vista della regata di domenica, alcuni monotipi innovativi in esposizione, la consueta stendistica e la possibilità quindi di godere, anche se diciamo così in un formato più ridotto, di quello che è una tradizione per Trieste, il villaggio della Barcolana, da cui tra l'altro Tele 4 era in diretta oggi alle 13.35, sarà in diretta anche domani, subito dopo il telegiornale meridiano, con i protagonisti della Barcolana, con le istituzioni locali, per far sentire dal vivo quella che è l'atmosfera del villaggio, l'atmosfera di questa 52esima edizione della Coppa d'Autunno. Vedete equipaggi che caricano le vele a bordo in questa giornata, bella giornata di sole, difficilmente sarà così invece viste le previsioni domenica, ma ne parliamo tra poco. Intanto andiamo a vedere il servizio di Umberto Bosazzi. Stefano Conticelli, lo scultore autore dell'opera che stazionerà per il momento in Piazza Unità in occasione della Barcolana, è stato ricevuto oggi in Salotto Azzurro in comune dal sindaco, che poi al termine dell'incontro per questa statua che campeggerà in occasione della Barcolana in Piazza dell'Unità, sindaco che ha lanciato un appello alla città. Resterà in Piazza Unità, dove sarà scoperto in serata il monumento realizzato per la Barcolana dall'artista umbro Stefano Conticelli, che stamani è stato ricevuto in Salotto Azzurro dal sindaco Roberto Di Piazza, dall'assessore comunale ai grandi eventi Francesca De Santis e dal presidente della società velica Barcola Grignano Mitja Jaluz. Un'opera di grandi dimensioni in travertino e acciaio corten, che in un primo momento stazionerà dunque in Piazza Unità, ma che nei desiderata del sindaco di Piazza potrebbe star bene all'ingresso del Porto Vecchio. Realizzata con materiali diversi su un basamento di calcestruzzo, l'opera interpreta alla perfezione il motto della Barcolana di quest'anno, Together, ovvero insieme. Inoltre, come ha sottolineato De Santis, l'opera rende l'idea del movimento. Il breve incontro con Conticelli, che ha fornito le proprie opere anche a grandi imprenditori come Loro Piana ed Ermenegildo Zegna, ha offerto al sindaco il destro per un appello a tutti i cittadini e non solo che prenderanno parte alla Barcolana. Abbiamo fatto uno sforzo notevole perché col Covid veramente rischiava di saltare tutto. Quello che mi raccomando, ragazzi e ragazze, comportiamoci all'altezza, portiamo le mascherine, stiamo insieme ma con attenzione e non facciamo eccessi di nessun genere, perché non abbiamo bisogno. È un grande momento per la città, la Barcolana è uno dei momenti più importanti per la città, cerchiamo di comportarci adeguatamente, anche perché non abbiamo voglia di avere altre pandemie. E proseguiamo vedendo anche le immagini delle regate che hanno animato il Golfo di Trieste in questi giorni, a partire dall'evento più importante. Barcolana infatti ha ospitato nel proprio calendario la quarta tappa del circuito europeo Melges 24, i monotipi, le imbarcazioni che vedete in azione in questo momento in una condizione di mare formato nella giornata di ieri, manifestazione organizzata a Trieste dalla società triestina Sport del Mare. Il circuito
visto iscritti una ventina di agguerriti equipaggi del celebre monotipo che tanto successo ha in tutta Europa e che ha animato queste giornate di regate appunto nel Golfo di Trieste in una condizione del tutto particolare meteo marina. Oggi invece c'è una situazione di vento debole o in alcuni tratti quasi assente. Ma torniamo in studio per vedere invece l'estratto dalla trasmissione dell'ora di pranzo con Furio Benussi, che è il project manager del team Arca SGR, il dream team di velisti triestini, che darà l'assalto ancora una volta al titolo della Barcolana. La grande avversaria e way of life degli sloveni di Gaspar Vinčić. Parliamo di questo, parliamo del meteo e dei tamponi in Barcolana. Sentiamo. Non c'è ancora totale chiarezza su quello che succederà domenica. Le previsioni sono alquanto dure da quello che sembra, però potrebbe esserci un ritardo nell'arrivo di questa perturbazione che porterebbe a slittare l'arrivo della bora forte verso sera. Sicuramente è previsto un vento all'inizio dei quadranti meridionali, anche di una buona intensità, dai 15 ai 20 nodi, per cui quello sarebbe perfetto per la regata, per la sicurezza degli equipaggi e per tutto quanto. L'importante è che ci sia vento, noi contiamo anche una giornata così, con 3, 4, 5, 6 nodi di vento, diventa uno spettacolo. Duello annunciato, insomma, Arca SGR e Way of Life hanno già battagliato la Bernetti, battagliato fino a un certo punto perché avete vinto abbastanza agevolmente. No, le barche sono molto simili, perché Way of Life è la nostra Spirit of Porto Piccolo, con la quale vincemmo le due barcolane, poi quella del record, con record del percorso, per cui... E Arca è, ricordiamo, come Scandia qualche tempo fa. Okay. Scandia, però di Scandia è rimasto poco, niente, quasi. Solo l'anima, dai. Sì, solo l'anima, che è con la quale vincemmo con record anche quella volta del 2005. Non dobbiamo dimenticare Spirit of Porto Piccolo attuale, che è l'ex Alfa Romeo, che è portata da Michele Paoletti, altro grandissimo astro della vela triestina, per cui io direi che oggi, se dovessi essere un bookmaker, darei tre barche alla pari. Con vento, poi come l'anno scorso, se le condizioni sono di vento assente, può succedere tutto. Per voi sarà qualcosa di particolare dal punto di vista dell'avvicinamento, perché tutti debbono fare questi tamponi veloci. Tra l'altro so che tu a breve vai a fare il tampone. Io alle 2 ho il tampone, ma non so se è veloce, un tampone normale di quelli classici. Non ci è ancora chiaro se malauguratamente qualcuno di noi dovesse essere positivo, quali saranno le procedure. Al momento, da quando è uscita questa regola, noi non ci siamo frequentati, quindi abbiamo deciso di tenere le distanze da subito. L'equipaggio non è mai montato a bordo ad oggi, e quello della Bernetti non è quello della Barcolana, pertanto diciamo che aspettiamo un attimino i risultati e conto, malauguratamente ci fosse qualcuno di positivo, che rimanendo a terra le cose si risolvano così, anche come il calcio. Come il calcio. Parliamo di calcio con la Triestina. Ieri vi abbiamo dato risultato e gli highlights praticamente in tempo reale. Oggi l'analisi del nostro Bernardo Gulotta, seconda vittoria in fila, sempre nel segno di Gomez. Molto bene la Triestina vista ieri a Rocco, perché ha segnato, perché ha difeso, perché ha espresso un buon livello di gioco contro una squadra molto attrezzata, ovviamente se non soprattutto perché ha vinto. I rossolabardati hanno ripagato i tifosi venuti a Rocco a seguire la terza di campionato con una partita vivace ed equilibrata, soprattutto nel primo tempo, dove Muli e Canarini si sono annullati a vicenda. Le occasioni infatti non sono mancate. In fuorigioco il gol messo a segno nei primi minuti dall'Unione, a lato la conclusione del Modena al settimo minuto. Ci arriva più vicino la Triestina un po' più tardi, con un colpo di testa di Ligi su parabola di Lodi e anche al 29esimo, quando Rizzo calcia su assist di Sarno. Il portiere vanifica sia questo tiro che il seguente sotto porta opera di Gomez. Un po' di confusione verso il 38esimo, quando il Modena si rende spinoso e la Triestina rimedia come può, prima che la palla venga spedita di giustezza verso via Valmaura. Il portiere Offredi sia in questo caso che in quello seguente si dimostra molto attento. L'uomo partita al di là di tutto resta Guido Gomez, che arriva alla seconda marcatura di fila, dopo quella di Cesena, caricando un potente destro alle spalle del portiere modenese.
La bravura della Triestina quindi si rivela nella sua capacità di contenere le avanzate degli avversari e nel gestire tempi ed energie fino al triplice fischio finale. Il Modena giustamente si getta in avanti non avendo nulla da perdere. Solo nei minuti conclusivi arriva vicino al pareggio, ma l'azione viene interrotta dall'arbitro per un'irregolarità. La vittoria corsara dell'Unione rimette subito in corsa la squadra di Gautieri agganciando proprio il Modena e stazionando un punto da Carpi, Mateliche e Suttirol. A 5 punti il Legnago Salus, prossima rivale della Triestina domenica 11 ottobre allo stadio Sandrini di Legnago. E proseguiamo con la cultura, terzo appuntamento con i concerti d'autunno del Teatro Verdi, eccezionalmente domani con inizio alle 20:30. Sul podio il maestro Jordi Bennasser, al pianoforte Mariangela Vacatello, in programma Tchaikovsky e due pagine immortali di Beethoven. Ci racconta tutto Umberto Bosazzi. Il maestro Jordi Bennasser ritorna a Trieste per dirigere l'orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi in un importante programma sinfonico con la pianista Mariangela Vacatello. Domani è in programma infatti alle 20:30 il terzo concerto della stagione sinfonica d'autunno. L'allegria spontanea e naturale del Capriccio italiano in La maggiore opera 45 di Tchaikovsky aprirà una serata che si prospetta molto interessante per il programma e gli interpreti. A fianco del maestro Bennasser, che dirigerà il concerto dopo il successo ottenuto il 13 settembre, si potrà infatti apprezzare la finezza interpretativa di Mariangela Vacatello, solista nel quarto concerto in sol maggiore per pianoforte opera 58 di Ludwig van Beethoven, cui seguirà la terza sinfonia in mi bemolle maggiore opera 55, Eroica. Le due opere di Beethoven sono vicine per data di composizione, contigue dal punto di vista del terreno speculativo, filosofico e concettuale, complementari in ambito umano, l'intimità del dialogo del pianoforte con l'orchestra nel concerto da una parte, il titanismo prometeico della sinfonia dall'altra. In entrambe, l'osservazione della natura di esseri mortali che non si accontentano di una mera sopravvivenza, ma riflettono su se stessi per raggiungere con sempre maggior consapevolezza la chiarezza dell'indicibile, di ciò che ognuno può comprendere senza poterlo trasmettere verbalmente agli altri. Il concerto è proposto in turno unico, senza intervallo, e si svolge nel rispetto di tutti i protocolli anti-coronavirus vigenti per la protezione dei lavoratori e del pubblico presente in sala. Le attuali disposizioni limitano il numero di posti disponibili che devono prevedere adeguato distanziamento sociale fra le poltrone occupate. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, restate con noi su Tele4. Trovate ancora in diretta su Tele4, il titolo rappresenta un po' quelli che sono i dati dei contagi giornalieri in Friuli Venezia Giulia. Covid, 110 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 39 dei quali a Trieste. È il dato più alto dopo il lockdown, ovvero più precisamente dal 4 di aprile, quando i contagi furono 107. In precedenza, prima di oggi, solo 6 volte in Friuli Venezia Giulia si era superata quota 100 a livello di aumento giornaliero di contagi. Più precisamente il 19 marzo con più 137, il 21 marzo con più 134, il 25 marzo con più 147, il 28 marzo con più 119, il 2 di aprile con più 114 e appunto il 4 di aprile con più 107 casi giornalieri. 110 di oggi dunque sono il dato più alto da quella data. Aggiungiamo che tra i positivi c'è un operatore di una struttura per anziani veneta residente in regione, un infermiere di distretto e un operatore del CUB della Sugi e due persone rientrate dalla Romania. Ovviamente a questo va aggiunto che è evidente che il numero di asintomatici è molto molto più alto oggi rispetto al periodo del lockdown e questo al momento viene chiaramente dimostrato anche
dalle terapie intensive, dove vi sono solo sei pazienti, a cui naturalmente auguriamo pronta guarigione, così come 23 sono in tutto in Friuli Venezia Giulia i ricoverati. Altri dati: scuole, Istituto Nautico di Trieste, 23 alunni e 8 insegnanti in quarantena, al liceo Buonarroti di Monfalcone è stato rilevato un insegnante positivo, infine accertamenti all'interno di 3 realtà produttive, quindi aziende, a Trieste, a Udine e Gorizia. Domani vi sapremo naturalmente dire di più. Questo è un po' il quadro del Covid in Friuli Venezia Giulia, chiaramente con una matrice di asintomatici molto molto importante, è evidente poi dal numero dei ricoveri ospedalieri. Naturalmente c'è l'obbligo di mascherina anche all'aperto, quindi cerchiamo di fare tutti un po' di attenzione per il bene, come sempre, di tutti. Andiamo a sentire invece il Premier Conte, che ha parlato della pandemia e anche dell'incidenza sul cammino verso un'economia più green e più sostenibile. Sentiamo il Premier Conte. Ha certamente registrato un miglioramento con riferimento a 4 obiettivi, quindi povertà, condizione occupazionale, economia circolare e anche efficienza delle istituzioni, a fronte di una certa stabilità invece che si era creata negli ultimi tempi e anche di qualche a tratti qualche peggioramento. Purtroppo il rapporto ci lancia un messaggio molto chiaro. La pandemia sta concretamente realizzando un arretramento nel cammino verso l'attuazione dell'Agenda 2030, un cammino che procedeva già prima della pandemia a una velocità, diciamo così, non particolarmente soddisfacente. Quindi direi che sono due le esigenze che provengono da questo stimolo e da questo confronto. Da un lato integrare la logica veramente economica dello sviluppo, includendo anche le istanze, le premure per la tutela ambientale, per tutti questi aspetti sociali che sono ben indicati. Dall'altro misurare adeguatamente la nostra realtà utilizzando indicatori adeguati. Noi parliamo, attenzione, di indicatori e non è una formula, diciamo, casuale, non di misure, perché per una corretta valutazione e interpretazione dei fenomeni che ci circondano è importante dotarsi appunto di indicazioni integrate all'interno di un quadro concettuale che dia loro un senso, che le renda utili e efficaci. E per questo quindi che come è ben noto a voi di ASVIS, ho istituito la cabina di regia Benessere Italia, che coordinerà anche contribuirà al processo di revisione e attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Allora, rientriamo in studio. Queste le parole del Premier Conte sul tema sviluppo sostenibile, su come anche la pandemia abbia inciso, rallentato su questo fronte gli sforzi che si erano fatti a livello nazionale e non solo. Andiamo a vedere un'altra cosa, perché è tornato operativo il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump con affermazioni tra l'altro molto importanti anche sui farmaci sperimentali come il Regeneron, che dice Trump in piena campagna elettorale, però gratis per tutti. Uscito dal Covid, tra l'altro appena rientrato alla Casa Bianca si è tolto la mascherina, un gesto insomma che ha fatto discutere. Sentiamolo, poi casomai lo traduciamo un po' al volo. Hi, perhaps you recognize me, it's your favorite president. And I'm standing in front of the Oval Office at the White House, which is always an exciting place to be. I got back a day ago from Walter Reed Medical Center. I spent 4 days there and didn't have to. I could have stayed at the White House, but the doctor said, because you're president, let's do it. I said, fine, you tell me what to do and I'm going to listen. These are great professionals. They've done a fantastic job. And by the way, not only at Walter Reed, all over the country, we have the greatest doctors in the world. We have the greatest nurses. The greatest first responders, law enforcement, by the way, incredible. Firefighters, everybody, they're just great. We have great people. This is a great country. Ecco,
Quello che dice il presidente Trump è che, insomma, ha detto sono il vostro presidente preferito, fuori dalla Casa Bianca allo studio Ovale, sono stato 4 giorni ricoverato in ospedale, ha ringraziato i medici, abbiamo i migliori medici e così via, un po' diciamo un tributo a chi l'ha aiutato a uscire da questo percorso complicato. Sentiamo se possibile ancora un passo. Immediately I felt as good 3 days ago as I do now. So I just want to say we have Regeneron, we have a very similar drug from Eli Lilly, and they're coming out and we're trying to get them on an emergency basis. We've authorized it, I've authorized it. And if you're in the hospital and you're feeling really bad, I think we're going to work it so that you get them and you're going to get them free. And especially if you're a senior, we're going to get you in there quick. Ecco, Regeneron, farmaco sperimentale in opera negli Stati Uniti, che pare sia stato utilizzato anche per il Presidente, non è chiaro al 100%, il Presidente statunitense promette la gratuità del farmaco a tutti gli americani e quindi anche in tempi brevi. Questa è insomma un po' la promessa di Trump. Sentiamo ancora un passo. They call them therapeutic, but to me it wasn't therapeutic, it just made me better. Okay, I call that a cure. So I want to get these things done. So we have to get them done, we have to get them approved. I want to get them to the hospitals where people are feeling badly. It's much more important to me than the vaccine. But on the vaccines, we have many companies that are in final stages for the vaccines, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, all great companies, but many of them. And we're going to have a great vaccine very, very shortly. I think we should have it before the election, but frankly, the politics gets involved and that's okay. They want to play their games. It's going to be right after the election. But we did it, nobody else. Nobody else would have been able to do it. The FDA has acted as quickly as they've ever acted in history. There's never been a time, and no president's ever pushed them like I pushed them either, to be honest with you. But the FDA is approving things in a matter of weeks that used to take a matter of years. So we have these drugs, Eli Lilly and the others that are so good, but they are, in my opinion, remember this, they're going to say that they're therapeutic, and I guess they are therapeutic. Some people don't know how to define therapeutic. I view it different. It's a cure. For me, I walked in, I didn't feel good. A short 24 hours later, I was feeling great. I wanted to get out of the hospital. And that's what I want for everybody. I want everybody to be given the same treatment as your president, because I feel great. I feel like perfect. Ecco, dice Trump sostanzialmente stiamo lavorando sul vaccino, ma cosa più importante, abbiamo le cure immediate, diciamo così, per rispondere a chi sta male. Voglio che questi farmaci, come ha detto più volte, siano messi a disposizione a tutta la popolazione che ne ha bisogno in maniera gratuita. Poi ha parlato anche di vicini, diciamo così, a chiudere sul discorso del vaccino. Qui però poi ci vogliono, come dire, i medici, gli esperti che danno prova ufficialmente. Ultima parte del discorso. So, I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it, I heard about this drug, I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked, incredible. And I think if I didn't catch it, we'd be looking at that like a number of other drugs. But it really did a fantastic job. I want to get for you what I got, and I'm going to make it free. You're not going to pay for it. It wasn't your fault that this happened. It was China's fault. And China's going to pay a big price what they've done to this country. China's going to pay a big price what they've done to the world. This was China's fault. And just remember that. So we're going to get you. E insomma, e poi il finale dedicato, diciamo così, all'attacco alla Cina, è stato un errore cinese, la Cina la pagherà a caro prezzo per quello che ha fatto agli Stati Uniti, a tutto il mondo, e ha ribadito, questo è il farmaco che hanno utilizzato per me, voglio renderlo gratuito per tutta la popolazione americana, e quindi il duro, durissimo attacco alla Cina, errore cinese, la Cina la pagherà a caro prezzo, queste sostanzialmente le parole del presidente americano Donald Trump. Andiamo a vedere invece un po' i siti nazionali che cosa dicono. Ovviamente in prima pagina ci sono purtroppo
i contagi e l'impennata dei contagi in Italia, impennata dei nuovi contagi, 4.458 i casi, 22 le vittime in Italia, in Campania 757 positivi al Covid, 4 nuovi drive-in per i tamponi nel Lazio, il ministro Speranza con le regioni c'è massima collaborazione, l'epidemia chiede risposte unitarie, Conte presto 5 milioni di test rapidi ai medici di famiglia, questo scrive l'ANSA, l'Agenzia Nazionale Stampa Associata. Rientriamo un attimo in studio così vediamo anche le altre testate su questo e su altri temi, anche qui impennata di contagi sul sito di Repubblica, 4.458 nuovi casi, livello più alto d'aprile, salgono anche i ricoveri gravi, 22 le persone decedute. Germania, boom di nuovi casi, la profezia della Merkel rischia di avverarsi, Gran Bretagna oltre 17.000 contagiati in 24 ore, Francia verso nuove restrizioni, mini lockdown Latina, bar e ristoranti chiusi a mezzanotte, feste contingentate. Vaccino antinfluenzale, così si organizzano le regioni, noi abbiamo varato già la campagna antinfluenzale, avete seguito su Tele4 le ultime novità. Sport, l'Inter diventa un caso dopo Bastoni e Skriniar positivi in Nainggolan e Gagliardini e quindi, come dire, anche il calcio paga lo scotto di questo momento particolarmente complicato. Rientriamo ancora un attimo in studio e andiamo a vedere anche le notizie dal Corriere della Sera con il classico bollettino dei contagi a livello nazionale, casi gli stessi di aprile, siamo tornati da mesi fa, forse nei dati sì, attenzione, poi negli aggravamenti no, almeno per il momento, quindi come dire, manteniamo le dita incrociate perché la situazione rimanga questa, cioè più contagi ma asintomatici e quindi si possa in qualche modo riuscire a contenere l'aggravamento della malattia a livello nazionale e non solo. Torniamo invece con l'agenzia Vista a sentire altre voci come quella di Matteo Salvini con le dichiarazioni a margine delle decisioni del governo oggi a Montecitorio. Adesso ci arrivo, ancora un secondo di pazienza, eccoci qua con le varie dichiarazioni da Montecitorio a partire appunto da Matteo Salvini, un attimo che c'è il caricamento, eccoci qua, si inizia forse col Premier. Abbiamo approvato un nuovo decreto legge. Decreto legge è stato elaborato, concepito per affrontare questa nuova fase. C'è una risalita della curva di contagio, di qui quindi la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio dell'anno prossimo. Abbiamo inoltre introdotto una misura più rigorosa per affrontare questa fase, e cioè le mascherine, i dispositivi di protezione, d'ora in poi bisogna portarli con sé quando si esce di casa e indossarli. Indossarli in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Ecco, faccio l'ipotesi, si vive in campagna, isolati, in quel caso si esce all'aperto, è ragionevole indossare mascherina. Salvo, attenzione, ci sono qualche altra eccezione che adesso preciso meglio, i bambini di età inferiore a 6 anni, chi svolge attività sportiva e chi per ragioni di salute, persone ad esempio con disabilità o comunque hanno difficoltà respiratorie. Nei rapporti familiari è chiaro che lo Stato, ripeto, non può entrare, io ritengo sacrosanto, espressione di un principio liberal democratico, che lo Stato, salvo che non sia proprio necessario, non entri nelle abitazioni private, anche perché comprendete che dettare regole che non possono essere sanzionate concretamente, attuate, non ha molto senso. Lavorando. Sentiamo ora Matteo Salvini. La maggioranza è maggioranza.
all'uscita della Montecitorio. È inaccettabile che i decreti vengano rimandati perché non ci sono i parlamentari di maggioranza in aula, è follia. Il racconto che ha fatto la maggioranza della ragione per la quale non è riuscita nelle prime due votazioni a far approvare le misure anti-Covid è un racconto falsato, perché i numeri dei contagiati in Parlamento e alla Camera dei Deputati sono molto inferiori alle assenze nella maggioranza, punto primo. E perché noi abbiamo deciso di non garantire il numero legale, non perché non fossimo responsabili sulle mascherine, ma perché il governo ha tentato surrettiziamente di infilare in una risoluzione sulle mascherine una proroga dello stato d'emergenza, per la quale minimo chiedevamo che Conte venisse in aula a riferirci e a spiegarci le ragioni per le quali vuole essere l'unica nazione al mondo che proroga lo stato d'emergenza per oltre un anno, cosa che non è prevista neanche in caso di guerra. Quanto riguarda la parte economica, penso ai soldi del Recovery Fund. Non stanno facendo proposte, servono riforme, perché senza le riforme, noi chiediamo quella fiscale, la flat tax, che risolverebbe gran parte dei problemi, compresa l'evasione fiscale, quella della giustizia civile e penale, non è soltanto una questione che riguarda Berlusconi e Salvini, è una questione che riguarda il paese intero, la riforma della giustizia, c'è da fare una riforma della burocrazia senza la quale non si può rilanciare l'economia nel nostro paese. Bene, abbiamo sentito le principali forze di opposizione, di conseguenza Salvini per la Lega, la Meloni di Fratelli d'Italia e Tajani in questo momento, insomma, evidentemente in qualche modo il capo politico di Forza Italia, vista diciamo, l'assenza sul palcoscenico di Silvio Berlusconi. Comunque, insomma, queste le posizioni. Prima abbiamo sentito ovviamente le parole del Premier Conte sulla nuova ordinanza, sul nuovo DPCM del governo, che da oggi ha imposto le mascherine obbligatorie anche all'aperto e in tutti i luoghi al chiuso, ad eccezione di casa propria. Notazioni molto importanti che si sono viste tradurre in realtà, in particolare a Trieste, con parecchia serietà da parte dei triestini e da quello che abbiamo potuto apprendere anche nella gran parte del resto della regione Friuli Venezia Giulia. Vediamo se ci sono ancora altre notizie da altri siti nazionali, mentre vi ricordo naturalmente l'appuntamento di Ringa alle 21 con Ferdinando Avarino. Dal Fatto Quotidiano, coronavirus, altro aumento record dei nuovi contagi, in un giorno registrati 4.458 casi con 128.000 tamponi, il boom in Campania fa paura, ore di code per i test, nuova impennata, 780 casi in più rispetto ai numeri rilevati ieri, sale il rapporto tra testati e positivi, altri 143 ricoveri e 21 in terapia intensiva. Gran Bretagna oltre 17.000 casi in un giorno, in Francia 18.000, quattro città in massima allerta, Spagna 12.000 contagi, evoluzione negativa. E poi ancora, camere a rischio paralisi per il Covid, voto da remoto, PD e 5 Stelle firmano la proposta. Insomma, anche qui, anche dal punto di vista del tema della politica, c'è il discorso relativo al Covid che blocca anche, rischia di bloccare appunto le assemblee nel loro esercizio, nel loro svolgimento, diciamo così, quotidiano dell'attività politica. Pronto, buongiorno, anzi buonasera, una telefonata, prego. Volevo chiedere gentilmente, dei 39 casi a Trieste c'è qualche focolaio particolare oppure sono casi non collegati? Guardi, sappiamo di questi casi nelle scuole, al liceo nautico, sappiamo tra i contagiati la presenza di un infermiere di distretto e un operatore del CUP di Asugi, essendo Asugi però può essere sia Trieste che Gorizia, non ci sono stati dati dei dettagli in più, mentre ci sono in corso degli accertamenti anche in un'azienda triestina. Come sempre in questi casi c'è il tema del limite della privacy che va sempre rispettato. Certo, logico. E poi volevo dire, prima c'era un'intervista, ho visto un spezzone a Fedriga che ha fatto delle critiche al governo, sulle decisioni del governo, sull'autonomia alle regioni. Io mi ricordo in agosto che Fedriga
voleva le discoteche aperte ed era contrario all'ordinanza del governo di chiuderle. Se le chiarissimo, dobbiamo chiudere perché abbiamo già sforato come tempistica. Chiara la sua indicazione, la sua telefonata. È tutto per questa diretta, restate con noi.